mia nuova attività. Si sta parlando di botteghe da re, si sta parlando di un'attività di conserve, e cioè la possibilità mia di trasferire quelle che sono le mie ricette, il mio know-how, le mie conoscenze in materia nelle case delle persone, attraverso un mezzo, attraverso un contenitore, un barattolo di vetro. Scegliamo perciò il barattolo di vetro, ma scegliamo anche un logo da re con diversi colori in base alla tipologia. Dobbiamo stare attenti ovviamente a tutto l'aspetto legislativo, perché è molto importante, le etichette sono essenziali, ma anche importante è la sicurezza alimentare. Il mio partner è Astori Tecnica, che mi ha permesso di far sì che nel mio laboratorio potesse entrare un'autoclave, TERRA Food-Tech, autoclave con il quale io effettuo pastorizzazione, sterilizzazione e tutto quello che necessita per essere sicuri. Il gioco è quello di utilizzare delle ricette molto semplici, ricette ovviamente che sono già state codificate, ma che parlano di prodotti naturali. Si sta parlando di una cipolla, di una melanzana, di mandorle, di capperi, per fare una caponata di melanzane. Però è anche molto importante che queste ricette già codificate e lavorate con grande semplicità possono essere poi dopo inserite in quelli che sono dei barattoli con il loro tappo, inserite dentro un cestello per poi andare a utilizzare la nostra macchina che ci permetterà, in questo caso almeno, di effettuare una pastorizzazione. Quindi apriamo il nostro sportello, inseriamo dentro il cestello con quelli che sono i nostri barattoli di caponata di melanzane, lo chiudiamo, dobbiamo chiuderlo bene, effettuiamo una piccola pressione e poi andiamo a selezionare il programma. Perciò programma, andiamo giù, caponata, ok, ok di nuovo ed ecco che partiamo. È molto importante che tutti quanti i dati vengano inseriti bene all'interno dei programmi, perché questo ci permetterà di avere un eccellente risultato finale.